Io quando sono partito io avevo scelto solo la Libia per lavorare, per andare come in Libia si potrebbe lavorare e guadagnare qualcosa, avevo deciso di andare. Ma una volta che sono arrivato in Libia. Questa performance è composta da dei disegni che io realizzavo ogni giorno e dalle momenti in cui il pubblico poteva ascoltare delle voci di immigrati e di persone che la pensano in modo diverso sull'immigrazione. Abbiamo fatto un percorso in cui io ho scelto degli articoli di giornale a cui ho voluto lavorare, interpretare, e l'altro passaggio è comunque il pubblico che racconta le sue impressioni, le sue sensazioni, le sue emozioni legate all'immagine e non solo legate all'immagine, ma legate anche al suo pensiero stesso dell'immigrazione. E come secondo punto l'idea che l'arte è pensata per un grande pubblico, quindi l'arte non è per pochi collezionisti, ma per un lungo e grosso passaggio di persone. La colpa è sempre dell'ex comunitario, per questo si trovano in questo punto. Faccio solo canto. Avete capito? Ma voi l'avete mangiare a loro? L'avete visto mangiare a loro? Mi interessava molto la possibilità che l'interazione ci fosse partendo anche da una parte sensoriale del suono. Le voci sono state scelte da voci mescolate a suoni ambientali che facevano parte del viaggio. L'idea è di creare questa sorta che io chiamo zapping sonoro, che è un po' questo bombardamento di suoni, poi va a legarsi con questo bombardamento di immagini che dovrebbe in qualche modo scuotere lo spettatore a una riflessione, insomma. In questo modo il pubblico poteva interagire con entrambe le visioni. Man mano che finivo i disegni, loro potevano scrivere sopra un loro pensiero. Questo lavoro ha più livelli di lettura. È un lavoro che si può cogliere dal punto di vista esclusivamente tematico, emozionale. È colto nel suo essere un lavoro che sceglie un linguaggio popolare, utilizza continue citazioni, anche questo fa parte del suo fare collage, citazioni appunto da film, dalla storia dell'arte, dal fumetto, cita il muralismo messicano, ritroviamo dei piccoli inserti omaggi a Enrico Bai, un'opera che va letta nel dettaglio, non solo appunto per le immagini ma anche per le inclusioni dei testi dei visitatori che ci consentono poi di leggerla in modo trasversale e di capire quali sono le reazioni di fronte a queste cose. E anche se ci sono momenti di stili diversi, esiste comunque una storia molto precisa, insomma. E lì parte proprio il pensiero che ho io da artista che comunque vive l'arte come un'azione politica, nel senso un'azione politica e sociale in cui l'artista stesso ha come impegno è quello di creare cultura, quindi è un impegno importante per portare dei temi contemporanei e affrontarli facendo delle domande e ponendo delle domande al pubblico e quindi interagendo col pubblico.